Prima, via Orazio 73, Napoli. Veneroso Gomme Moto è a Napoli, in via Piedigrotta 21-22. Moto e Moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Barcaturo. PMC Motor Store Ducati. Ti aspettiamo nel nuovo store a via Arenaccia 57 in Napoli. Prima Yamaha a Napoli, via Arenaccia 59-65 e a Piazza Nazionale con il service Yamaha. Secondo round di Polini Italian Cup, siamo ad Airola in provincia di Benevento, siamo on board di questa giornata di prove sabato ed eccoci, si arriva sul rettilineo, qui vediamo la griglia di partenza, qui si toccano i 130 km orari ovviamente per la classe, la Big Open, poi curva sinistra, pilota che va a far correre il proprio scooter per poi trovarsi di nuovo sul rettilineo, un altro rettilineo circa 100 km orari, ora curva sinistra, poi un'altra destra, bisogna prendere la corda per poi immettersi, lo vediamo in questa curva sinistra, ora stiamo facendo di nuovo correre lo scooter per poi affrontare un altro pezzo che conduce all'unica curva destra in questi 1430 metri del circuito di Airola, destra, sinistra, destra e poi la staccata più lenta del circuito, arrabbiatissima, e ora di nuovo sul rettilineo ed ecco il traguardo. Ora volevo mostrarvi un motore preparato nel reparto corse Polini, questo qua è un Big 94 con un carburatore da 28. Noi partiamo dal carter originale Piaggio. Abbiamo modificato la barenatura per alloggiare un albero un po' più grande, abbiamo un pacco lamellare maggiorato, un carburatore da 28 e un'accensione a digitale Polini. Circuito di Airola, stupendo, sono riuscito a conquistare la pole, sia nelle qualifiche 1 che qualifiche 2, la gara ho tenuto un buon passo, sono riuscito ad andarmene contentissimo della giornata, perfetto. Sì, mi sono riconfermato un'altra volta primo, anche se in gara 1 sono riuscito a partire prima ed andarmene, in gara 2 ero ancora primo e poi all'ultima curva, ultimi tre giri sono caduto, ma sono riuscito allo stesso a arrivare terzo e a vincere anche questa tappa. Vittoria abbastanza faticosa dopo la prova di Latina. Oggi in seconda prova, dopo i piccoli schizzi e vari problemetti alla sospensione anteriore, sono riuscito a fare un secondo e un primo in prova finale. Questa gara ha avuto la meglio in tutte e due le manche, combattuta dal primo all'ultimo giro, un po' di errori uno, un po' di errori l'altro, ma alla fine sono riuscito a scamparla fuori. Dalla